ogni volta che Dio ci chiama. Dobbiamo essere pronti nel profondo del cuore a rispondere a questa chiamata. Ho provato a rispondere alla chiamata di Dio trasmettendo i messaggi in questi anni. L'ho fatto per Dio, per la Madonna. Ora non cambierà niente, se non che adesso lo farò attraverso una famiglia. Dio mi chiama a cominciare una famiglia santa, una famiglia per Dio. Ho una grande responsabilità di fronte alle persone. Loro cercano dei modelli, degli esempi da seguire. Allora, voglio dire ai giovani, non abbiate paura di impegnarvi nel matrimonio, di scegliere questo cammino del matrimonio. Ma per essere sicuri del proprio cammino, che sia questo o un altro, la cosa più importante è mettere Dio al primo posto nella propria vita. Mettere la preghiera al primo posto. Cominciare la giornata con la preghiera e finirla con la preghiera. Un matrimonio in cui non c'è preghiera è un matrimonio vuoto che sicuramente non durerà. Là dove c'è l'amore, c'è tutto. Ma bisogna sottolineare una cosa. L'amore sì, ma quale amore? Prima l'amore per Dio e poi l'amore per la persona con la quale si vuole vivere. È lungo il cammino. Non bisogna aspettarsi dal matrimonio che sia tutto rosa e fiori, che sia tutto facile. No. Quando arrivano i sacrifici e le piccole penitenze, bisogna sempre offrirle al Signore con tutto il cuore. Ogni giorno ringraziare il Signore per tutto ciò che è successo durante la giornata. Per questo dico, cari giovani, care nuove coppie, non abbiate paura. Fate di Dio la persona più importante della vostra famiglia. Il re della vostra famiglia. Mettetelo al primo posto. E allora Egli vi benedirà, non soltanto voi, ma anche tutti quelli attorno a voi. Mi sento di dire qualcosa anche a quelle coppie giovani o avanti in età, che non sono sposate. La Chiesa ha una parola chiara. Dice che non c'è sacramentalità né benedizione in questo tipo di relazioni. Alle coppie sposate che hanno problemi e stanno valutando l'ipotesi del divorzio, consiglio di cominciare a pregare. Solo una preghiera costante e fiduciosa è in grado di cambiare la situazione. Rivolgendosi al Signore, poco per volta smetteranno di pensare alla separazione. Non c'è speranza senza preghiera. Se questa manca tra marito e moglie e non c'è unità tra loro, si sentiranno vuoti dentro. Nelle nostre famiglie dobbiamo cominciare a pregare ogni giorno. Dobbiamo trovare un po' di tempo da trascorrere insieme. Non importa se 15 minuti o mezz'ora. Abbiamo solo bisogno di sedere vicini e parlare con Dio. Fare conversazione e creare armonia tra di noi. Se ci impegniamo e confidiamo nel Creatore, tutto andrà bene.